Fascicolo sanitario elettronico Schillaci ribadisce che sono garantiti i criteri di riservatezza. Caldo, Monicchi, Federfarma Umbria sottolinea il supporto delle farmacie ai cittadini. Farmaci sta più dall'assistenza farmaceutica al rilancio della sanità, presentati i contenuti della nuova edizione. Covid, ondata estiva negli Stati Uniti, in ascesa le varianti KP3 e LB1. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, torna a parlare del fascicolo sanitario elettronico, assicurando la totale sicurezza e privacy dei dati contenuti. È blindato e nessun dato sarà mai accessibile a società commerciali. Il decreto sul fascicolo sanitario elettronico 2.0 indica chiaramente chi può avere accesso, a quali dati e a che titolo, chiarisce il ministro. Il decreto inoltre stabilisce preventivamente il parere del garante della privacy che assicura il rispetto della normativa in materia, conferma Schillaci. Dai consigli sugli integratori alle raccomandazioni sulla corretta conservazione dei medicinali, su come comportarsi nelle giornate più calde, anche in estate, i farmacisti sono un punto di riferimento per i cittadini. Stefano Monicchi, presidente di Federfarma Umbria, ai microfoni del TG Regione Umbria fornisce consigli sulla corretta conservazione dei farmaci in estate. È essenziale tenerli lontani da fonti di calore, quindi conservarli in posti riparati e soprattutto non umidi. Assistenza farmaceutica, servizi per la tutela della salute e rilancio della sanità. Questi i temi al centro della prossima edizione di Farmacista Più che si terrà dal 7 al 9 novembre. E quanto annunciato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Roma per presentare l'11ª edizione del congresso promosso da Federfarma, Fondazione Cannavò, Utifar con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e organizzato da Edra. La cerimonia inaugurale avrà luogo presso il Centro Eventi Spazio 900 a Roma il 7 novembre alle 16. I lavori congressuali proseguiranno i giorni 8 e 9 novembre in modalità streaming per promuovere il confronto sui temi dell'attualità sanitaria e stimolare il dialogo attivo tra istituzioni, professionisti, ricercatori e aziende del comparto. Gli Stati Uniti sono alle prese con una nuova ondata di casi Covid e un conseguente aumento di accessi in pronto soccorso legati al SARS-CoV-2. Complici le nuove varianti, dall'ormai prevalente KP3, la più attiva delle varianti cosiddette flirt, alla relativamente nuova LB1, che sta mostrando una crescita nel nostro paese. Il quadro emerge dall'ultimo aggiornamento dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana. Buona giornata.